Presidente Lazzaretti ha confermato anche in questa occasione di credere moltissimo nel suo settore giovanile, nella filiera che è stata creata grazie agli sforzi della passata stagione, rilanciando, non soltanto facendo e componendo le squadre obbligatorie, che sono quelle che ci impone un campionato nazionale, un campionato di Lega Pro, ma dandoci la possibilità di sviluppare, fare il femminile sul territorio e soprattutto di completare per intero, ulteriormente, allungare per intero ulteriormente la filiera, grazie a una collaborazione ancora più integrata con l'Acabassi. Abbiamo parlato, il presidente ritenevamo che la figura più idonea per andare verso questo ulteriore upgrade fosse quella di Gianni Pellacani, che si è dimostrato un uomo assolutamente filosocietario, una persona capace di interpretare appieno quelli che sono i nostri valori, cioè quelli di credere tanto nei nostri ragazzi, ma soprattutto anche di credere tanto in chi lavora al fianco dei nostri ragazzi. Non mi riferisco solo ai tecnici, ma ai tanti volontari, a chi permette alle squadre e anche agli allenatori di arrivare al campo e che non gli manchi nulla. Abbiamo definito con Roberto Valmori l'accordo per fargli allenare la nostra Primavera 4, che è una mia conoscenza, è un ragazzo che ci conosciamo da tempo, abbiamo condiviso molte cose a livello calcistico, anche perché lui ha fatto anche esperienze diverse, quindi è una figura in cui noi crediamo molto e ci darà sicuramente grande aiuto e farà un ottimo lavoro. All'Under 17 siamo riusciti a portare con grande sforzo, ma ce l'abbiamo fatta, Gianfranco Schillaci, anche lui è una mia vecchia conoscenza nei campi tra adulti, quando allenavo in categoria ci siamo scontrati parecchie volte, ci conosciamo anche con lui da tanti anni ormai, sono più 6 anni che fa il settore giovanile, quindi ci tenevamo a portarlo nella categoria allievi, perché è fondamentale secondo me avere un allenatore che sa cosa serve poi all'allenatore della prima squadra, quindi nel primo biennio dove devi cominciare a capire cosa si fa negli adulti, è fondamentale avere un allenatore che ha allenato anche in prima squadra, che quindi te li prepara e li porta poi la primavera già pronti per fare l'ultimo step. Nell'Under 15 abbiamo premiato, ma se l'è strameritato, mister Michele Sommella, che ha fatto una stagione da Oscar, direi, con la sua 2009, ha vinto tutto quello che c'era da vincere, credo che abbia perso una gara e forse due pareggi in tutta la stagione, vincendo anche il torneo dell'Acabassi, quindi era giusto premiarlo per l'impegno e le competenze che ha dimostrato. Vorremmo collocare in 3 spazi i vari gruppi, quindi il nostro campo Sigonio rimarrà la sede della Juniores, scusa, della primavera e degli allievi, come sempre è stato anche quando ero io l'ultimo anno all'Under 17 del CAR prima del fallimento. Il campo di Budrione diventerà la casa dell'Under 15 e dell'Under 14, loro si allenano in seconda fascia, non alle 15 come primavera allievi, ma alle 17, sempre contestualmente, mentre invece il resto della filiera, esordienti e tutta l'attività di base, primi calci, rimarrà all'Acabassi, che è il nostro quartiere generale dei piccoli.